Sto facendo il video. Ah, ciao! Dieci, nove, otto, sette, ripeto, non si perde, teniamoci per mano. Cinque, quattro, tre, per mano, due, piano, uno. Allora, ci troviamo qui con Assunta Mazzei, presidente dell'associazione Liberi nella Sclerosi Multipla. Salve presidente, allora ci parli della sua associazione. Liberi nella Sclerosi Multipla nasce più o meno 4 anni fa e vuole essere una risposta per quelle persone affette da sclerosi multipla che oggi si approcciano a terapie diverse rispetto a quelle convenzionali. Noi assolutamente non siamo contrari a quella che è oggi la medicina tradizionale segue come percorsi e come protocolli, però assolutamente non possiamo permettere che vengano chiuse strade che oggi si stanno aprendo e quindi hanno la necessità di essere approfondite con studi scientifici a livello internazionale. Perché della sclerosi multipla ancora oggi non si conosce la causa primaria e non esiste una cura definitiva. La persona con sclerosi multipla deve essere rispettata in quanto persona ha la possibilità di scegliere, quindi non possiamo permettere come associazione che la loro libertà di autodeterminazione possa essere negata. Il nostro obiettivo è stato quello di far conoscere all'interno della nostra regione gli studi del professor Paolo Zamboni e infatti in Calabria c'è un aperto dibattito a livello istituzionale e sanitario su questo argomento, con un approccio etico in quanto cerchiamo di tenere lontani da questi contesti quelli che sono gli interessi economici. Quindi non facendo entrare le persone con sclerosi multipla in questi vortici in cui l'unico interesse è quello di farli pagare. Un altro discorso che abbiamo portato a conoscenza dei malati in questi mesi è il protocollo Coimbra che praticamente porta al trattamento della sclerosi multipla con alte dosi di vitamina D, ancora sicuramente sperimentale, però c'è un approccio medico. Il ruolo della vitamina D è riconosciuto in tutti i testi di medicina come un fattore importante predisponente allo sviluppo della malattia e quindi riteniamo necessario che almeno tutte le persone con sclerosi multipla conoscano la presenza di vitamina D nel loro sangue e là dove ci sono dei deficit gravi cominciare ad integrarla. Quali sono le soddisfazioni che appunto la spingono ad andare avanti ogni giorno? La soddisfazione la raccolgo in giornate come oggi, dove il nostro referente per la provincia di Catanzaro, che è Anna Maria Tarantino, cittadina di Simeri Crichi, in prima persona ha messo in moto una macchina della solidarietà che comunque ci fa sperare nella sensibilizzazione e nella conoscenza delle nostre battaglie. In primo luogo vogliamo dare un messaggio positivo a tutte quelle persone che hanno una diagnosi di sclerosi multipla oggi e purtroppo è una malattia che colpisce soprattutto i giovani che vanno da 16, 18, 40 anni e nel piano della loro vita si trovano a fare i conti con una malattia neurologica importante che sicuramente va a incidere sulla qualità della vita, però noi vogliamo fare anche comprendere a queste persone che la sclerosi multipla non è una condanna certa, ma il 70% delle persone che hanno questa malattia possono tranquillamente convivere con questa e avere una qualità della vita accettabile e quindi far morire quello spettro e quel luogo comune che abbina sclerosi multipla e sedia a rotelle. Per questa associazione oggi che cosa chiede? Oggi l'associazione chiede la possibilità di percorsi etici all'interno delle nostre strutture pubbliche sanitarie dove ci sia la possibilità di prendere seriamente in considerazione quelle che sono le diverse strade che oggi sono nel panorama della ricerca. Chiediamo che le persone con sclerosi multipla residenti nella nostra regione abbiano la possibilità di curarsi all'interno delle nostre strutture che non possono pensare di limitare soltanto
soltanto di andare a dare una risposta nell'emergenza, ma le parole chiave devono essere ricerca, innovazione e assistenza, ma un'assistenza tenendo conto della persona e non solo dei protocolli. Ci parlava prima in riferimento alla manifestazione di Anna Maria Tarantino. Quando è nata la collaborazione con lei e come? Noi abbiamo conosciuto Anna Maria Tarantino grazie al potente mezzo ormai di internet. Abbiamo un gruppo e una pagina su Facebook, un sito web dove condividiamo quelle che sono le attività e i pensieri della nostra associazione. Abbiamo conosciuto Anna Maria in questo contesto, poi ci siamo incontrati personalmente e la collaborazione è sgorgata in modo naturale. Lei è una persona attivissima che comunque risponde in pieno in tutte le aspettative che l'associazione ha rispetto a quello che è la presenza sul territorio, e lei ha partecipato già come prima esperienza a una manifestazione che facciamo a livello regionale che si chiama Un tulipano per la ricerca, che si terrà di solito nel mese di ottobre, e quello è stato il primo incontro ufficiale dove abbiamo capito che Anna Maria era il nostro uomo giusto, la nostra donna giusta per il territorio di Catanzaro. A conclusione di questa manifestazione, adesso ci sarà la Santa Messa, poi la serata in piazza, come le è sembrata da questa manifestazione? Io sono contentissima, sono stata contenta di aver potuto partecipare personalmente per il livello di coinvolgimento, ma anche a livello organizzativo, perché vedo comunque in piazza la presenza di tutte le realtà associative che comunque caratterizzano quella che è questa cittadinanza. La prima volta che visitassi Mericrichi? Ci sono stata già in alcune occasioni, però non avevo avuto modo di poter fare. È rimasta soddisfatta quindi dalla popolazione? Sono rimasta molto contenta, perché la presenza è importante, però la collaborazione per portare ad alcuni risultati è la cosa principale, e penso che Simeri Cricchi in questo ha vinto assolutamente, non ci sono margini di incertezza. Grazie mille Presidente. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Cedo un attimo la parola ad Anna Maria per alcuni ringraziamenti. Volevo ringraziare tutti per la massa che si è presentata, perché tutto il paese è stato solidale in questa mia idea. Era solo il pensiero di voler fare capire che il mondo va visto nei colori e non nel bianco e nel nero, altrimenti i problemi non si affrontano. Nulla, grazie. Troviamo qui con Anna Maria Tarantino, organizzatrice dell'evento. Ciao Anna Maria, allora volevamo chiederti di parlare del tuo rapporto con la sclerosi multipla. All'inizio terribile, poi ho capito che la vita andava intrapresa diversamente, quindi prendere l'idea dei colori, rosso, giallo, verde, blu e mai il bianco e il nero. Questa è la cosa fondamentale, vedere la positività. Come hai scoperto l'associazione Liberi nella Sclerosi Multipla? Per caso, è stato tutto un caso, e però sono stata fortunata a scoprirla perché mi aiuta costantemente. Da quanti anni stai combattendo contro la sclerosi multipla? Da giugno dell'anno scorso, però ho saputo affrontare il problema e quindi spero di poter continuare così. Anna Maria, questa associazione Liberi nella Sclerosi Multipla come ti sta aiutando nella vita? Con la presenza, perché basta una telefonata e l'associazione c'è.
per prenotare una visita o per vedere un medico o per chiacchierare e capire se c'è un problema o no. Abbiamo intervistato prima Assunta Mazzei, presidente di questa associazione, la quale ci ha detto delle bellissime parole su di te. Parlaci tu di lei adesso. Fantastica, non c'è nulla da dire. In una sola parola? Sì, una. Da cosa è nata l'idea oggi di organizzare questa bellissima manifestazione a Simeri Creek? Proprio per dimostrare a tutti che la vita va presa così. Quindi rosso fondamentale, verde, giallo e blu, e dimostrare a tutti che dobbiamo essere noi a lottare e non aspettare che gli altri lottino per noi. Soddisfatta della giornata di oggi? Sì, spero che possa continuare. È probabile che ci sarà un'altra edizione negli anni? Io l'ho fatta in questo giorno, che era il giorno di Sant'Antonio, perché voglio proprio che si ripeta in questa giornata importante. Va bene, grazie mille.